Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi porto su un tetto verde e approfondiamo il discorso dei vantaggi e svantaggi di una siepe monovarietale rispetto a una siepe mista. Ecco qui, alle mie spalle vedete una siepe monovarietale che ha preso un insetto, un batterio, un fungo e nel giro di qualche mese ci ha lasciato. Questo è il grosso svantaggio, uno dei grossi svantaggi nell'avere una siepe monovarietale dove non appena arriva un insetto o un batterio trasforma tutta la siepe molto più velocemente rispetto a una siepe mista, dove appunto essendoci più piante è più difficile che si ammali tutta insieme qualora dovesse arrivare, ti ripeto, un batterio, un fungo o un insetto. Ma il vantaggio ovviamente di una siepe mista è che non avremo mai un contesto fermo, immobile, così durante tutta la stagione. Il vantaggio di una siepe mista è che col passare delle stagioni muta, cambia colore magari in autunno, i fiori in primavera e in estate. Quindi una siepe mista è bella durante tutto l'anno perché è in movimento. E lo svantaggio della siepe monovarietale è che è sempre ferma, immobile, fa un vero e proprio muro e stop. E quando arriva la malattia, ecco qui che nel giro di poco si ammala tutta e allora lì anche l'esborso economico è molto più impegnativo rispetto magari a una siepe mista, dove se si ammala una percentuale della siepe, non tutto il 100%. Quindi ecco, nel giardino verde etico ci saranno sempre solo le siepi miste, mai le siepi monovarietali.